Ora mi verrebbe voglia di cambiare immediatamente il corso delle mie parole, parlarvi di Leopardi, per esempio, grande poeta, ovvio, ma grande filosofo, meno ovvio. Eppure è così, o di parlarvi di come Dante si infinita e negli occhi di Beatrice vede la sua libertà. Tu mi traesti da servo a libertade, uno dei versi più alti della commedia. Temi infinitamente più affascinanti di quello che sono costretto ad affrontare, perché nonostante tutto, nonostante il discredito, il sorriso di sufficienza e l'alterigia del pensiero, tra virgolette, tecnocratico, ciò che abbiamo appena sentito, grazie alla voce di Domenico Pelini, che è il mio lettore di fiducia, come avrete capito, andate a vedere. Di Domenico Pelini andate su YouTube a sentire come legge Rilke, come legge Montale, andate a sentirvi Domenico Pelini, è un'esperienza reale, cioè la poesia, come voi sapete, se non è letta, non è poesia. Da Omero in poi la poesia è canto. Ecco, ascoltate Domenico Pelini. Dicevo, nonostante i limiti che ormai incontra questo modo di stare al mondo, per me rimane, come avrete capito, il più alto. Tuttavia mi adeguerò e quindi parlerò di dinamiche dei progetti di vita e valori identitari, messo tra virgolette, riflessioni sulle ragioni di una polarità persistente. Intanto avrete capito dal titolo che se valori identitari è messo tra virgolette, ci deve essere una ragione, no? Che cosa indicano quelle virgolette? Indicano una problematicità. Mentre tanto si parla di valori identitari, tuttavia questi valori sembrano essere da un lato qualcosa di sacrosanto, chi vorrebbe negare a chi vuole essere se stesso di esserlo, o a chi vuole riperpetuare il proprio mondo culturale e i propri archetipi di farlo. E tuttavia, poi come spesso accade, l'altro giorno ho parlato del perché cambiano le nostre idee, l'urto della realtà produce a volte quelle che in filosofia si chiamano contraddizioni reali, cioè non le contraddizioni logiche, le opposizioni nella vita vissuta degli individui e dei gruppi umani. E noi siamo di fronte a un problema continuamente dibattuto, che ne è dell'identità. L'identità è positiva, l'identità è negativa. Due dei miei colleghi e anche amici molto noti, Luciano Canfora e Adriano Prosperi, lo storico e il filologo storico, di recente hanno contestato questa dimensione dell'identità come una fallacia culturale, perché l'identità di fatto, noi italiani ne siamo l'esempio esemplato, l'identità culturale è una grande mescolanza di cose, cioè che cos'è l'identità culturale italiana? È la sua immensa, prolifica, doviziosa diversità nel corso dei millenni, no? Nel corso dei millenni. Se risaliamo questa penisola
da Otranto fino a Trento, tanto per rimanere in tema di poesia e quindi creare delle assonanze, da Otranto fino a Trento incontriamo i mosaici dell'albero della vita e poi già ci affacciamo quasi sull'altra parte dell'Europa, che è l'Europa cosiddetta del Nord, no? Quindi l'identità è un corpo molto composito di aspetti e di tradizioni culturali. Bene sarebbe non parlarne a suo tempo, secondo Canfora, secondo Prosperi, secondo Remotti prima ancora, Remotti negli anni 80-90, l'antropologo, no? Parlava di una parola avvelenata, l'identità è una parola avvelenata e che avvelena perché in fondo è la matrice teorica del noi e degli altri, quindi ci si individua in ragione del non essere gli altri ma dell'essere invece noi, con tutte le conflittualità che ne conseguono e che sono lampantemente intuitive, quindi non mi ci soffermo. Canfora, vi dicevo, ai tempi, vi ricordate, in cui bisognava stabilire da dove venisse l'Europa, quindi quale fosse l'identità europea, scriveva che a lui questa parola non piaceva per nulla, quella di identità, e che meglio forse sarebbe stato ragionare in termini di eredità più che di identità. Ma cosa c'è che non va nell'identità? E al tempo stesso cosa c'è che va nell'identità? Per cui è così seduttivo dire io voglio essere me stesso, se ha un senso questo voler essere se stessi, perché non è mica garantito che quello che vogliamo essere sia essere qualcosa di accettabile, no? Voglio dire, insomma, pensate a certi personaggi che hanno voluto essere se stessi fino in fondo e voi vedete che forse sarebbe stato meglio un percorso di cambiamento di personalità, no? Molto più fruttuoso per loro e per gli altri. D'altra parte, siamo nella terra del giovane umbro che fece belle le cose della sua luce bella, permettetemi un po' di poesia all'impronta parlando di Francesco d'Assisi, e voi sapete che lì c'è altro che l'identità, c'è quello che Dante legge negli occhi di Beatrice, io mi feci da servo libero, cioè la conversione, non l'identità, è lo specchiarsi in ciò che è più grande e migliore di me, non l'essere radicato nel mio rissoso e ossessionante piccolo io. Perché questa è la forza di Francesco, no? La forza eversiva di Francesco. Bene, di Francesco d'Assisi, ma adesso senza nulla togliere, perché sapete che ormai si usa definire questo pontefice semplicemente come Francesco, ma io alludevo appunto a Francesco d'Assisi. Bene, dico cosa c'è che non va e cosa c'è che invece poi va. Allora, siccome è sempre bene sapere di che cosa si parla. La filosofia, dicevo al mio giovane presentatore che mi ha fatto questo splendido regalo di presentarmi per quello che io veramente poi voglio essere, cioè un uomo che cifra la sua vita attraverso la metamorfosi della parola, la parola come riscatto di una povertà esistenziale che altrimenti mi farebbe poca cosa, insomma, però ecco, la poesia ha questo potere di riscattarci. Ma allora, l'identità che cos'è? Allora, voi sapete che c'è una carta d'identità e la carta d'identità è, sentite, forse non l'avete mai pensato, ma è definita così nella Treccani. Il complesso dei dati personali, caratteristici e fondamentali che garantiscono l'individuazione o garantiscono l'autenticità, specialmente dal punto di vista anagrafico e burocratico. Quindi qualcosa che fissa in modo
che non può più cambiare. Ma attenzione che c'è qualche cosa di suggestivo in tutto ciò. La parola garantisce l'autenticità, un'altra parola. C'è una serie di parole incredibilmente voraci che prendono la nostra attenzione e ci portano in un mondo che è completamente vuoto. Autenticità, un'altra parola. Che diavolo vuol dire autenticità? Non lo so, però se voi in una conferenza di gente ben intenzionata e che vuol fare il bene del mondo non parlate di autenticità, non siete credibili. Sono un po' sarcastico, lo capite, ma insomma, non fa male, insomma, essere un po' sarcastici verso ciò che è vuoto assoluto. Però, ecco, in questo caso l'autenticità è questa persona, in termini burocratici e anagrafici, è veramente questa persona. Ne so ben io qualcosa che ho dovuto stamani dichiarare perché avevo sbagliato il PIN del mio telefonino, dare le corroboranti e confortanti notizie su me stesso perché mi venisse riattivato il telefonino, giusto appunto, no? Ecco, bene, è questo. L'identità è dunque questo, un elemento di fissità. Ora vi voglio leggere un'altra cosa molto giuridica che riguarda l'identità, poi passeremo invece in più, spero, ameno discorso o perlomeno più ricco. Non so se sapete, ma negli scambi commerciali i comandanti delle navi hanno la clausola di non identità. Che cos'è la clausola di non identità? È quella clausola inserita nella polizza di carico che libera il comandante della nave da responsabilità circa le differenze che possano riscontrarsi tra la merce riconsegnata e le relative indicazioni della polizza di carico. Cioè la merce può mutare durante il viaggio. Oibò, è una clausola che garantisce il comandante della nave, no? È una bella metafora, perché noi certamente nella vita partiamo in un modo e arriviamo in un altro. Qui, se non valesse la clausola di non identità, le nostre vite sarebbero tutte un fallimento. Ma allora, in che termini si pone questa questione? Laddove pare essenziale avere un'identità e al tempo stesso è del tutto evidente che vivendo si cambia e cambiando si vive. Se no, si è sempre già morti prima di morire. Quando ho pensato al tema, mi sono venuti in mente degli illuministi di fine Settecento e che poi si sono anche inoltrati anagraficamente nell'Ottocento, uno dei quali è Mendelssohn, i quali a quell'epoca, all'epoca del cosmopolitismo, vi ricordate, una delle caratteristiche, delle cifre dell'illuminismo è il cosmopolitismo. Chiaro che poi essere cosmopolita voleva dire in tutto e per tutto sposare i costumi del buon parigino, perché era il parigino il cosmopolita per eccellenza, no? Ma comunque diciamo che almeno in linea di principio c'era questa dimensione cosmopolita. Bene, costoro, Mendelssohn in particolare, fanno una riflessione che mi sedusse appena la lessi, perché vi ritrovai la cifra di ciò che vivendo vorrei essere. Le identità possono essere un diritto, le identità culturali in questo caso, ma non sono un obbligo. Possono essere un diritto, ma non sono un obbligo. E che cosa c'è di contrappunto a questo non essere obbligati all'archetipia dell'identità culturale? Che cosa c'è?
c'è il progetto di vita per costoro. Il progetto di vita è l'elemento dinamico per eccellenza. Il progetto di vita coglie degli ambiti culturali con cui viene a contatto gli elementi fruibili per un disegno che si viene facendo, quindi per una proiezione verso il futuro che non rispetta la canonica identitaria. È un pensiero discretamente eversivo, se ci pensate bene. Voi ricorderete negli anni 80-90, no? Il diritto di chi viene da noi di essere fedele alla propria identità culturale. Già, poi sorge la polemica, ma se vengono da noi devono cominciare a essere come noi, no? Devono trasformarsi. E quindi la contrapposizione. Ora, che cosa avevano in mente uomini come Mendelssohn? In parte lo avevano in mente, in parte glielo faccio dire io per sviluppo del discorso. Se voi, se noi ci pensiamo bene, noi abbiamo dei paradigmi culturali, identitari fortissimi, in cui alcuni uomini e donne, anzi moltissimi, trovano le ragioni dell'esistenza. Sono i cosiddetti libri sacri. Nei libri sacri c'è tutta una paradigmatica. Non solo c'è il senso della vita, ma molto spesso ci sono anche gli exempla di come si deve vivere. Se voi aprite un libro sacro a caso, prendiamo il Corano, quel libro che gli italiani si ostinano a non conoscere e che io leggo da 40 anni, non per esigenze immediate di confronto culturale, ma perché mi è sempre interessato capire The Islamic Mind, la mente islamica. Bene, voi trovate un'archetipia molto precisa di che cosa vuol dire essere donna, di che cosa vuol dire essere uomo, di che cosa vuol dire essere figlio, di che cosa vuol dire essere figlia. E questi sono modelli. E essere centrici rispetto al modello genera conflitti drammatici. È un esempio inquietante, inquietante perché noi ci ostiniamo a pensare la diversità culturale in termini di identità culturale, contranello. In fondo diciamo, ma mica è possibile che siano diversi da noi, ma perché dovrebbero esserlo, no? Il famoso assunto già dei sofisti, che, dei sofisti greci, no? Che pensavano in termini di isotes, di uguaglianza, ma in fondo hanno un naso come noi, respirano come noi, hanno delle orecchie come noi. Ecco, questo riportare a una comune origine umana e a un destino biologico analogo, quello che invece è l'effetto della proiezione culturale che è molto diversificata, è un errore radicale, perché si può pensare diversamente da come pensiamo noi e dobbiamo fare i conti con il poter pensare diversamente. Ora è chiaro che quei bravi illuministi non avevano nessun motivo di pensare in termini alternativi all'Islam, per dire, se non il buon Montesquieu che si divertiva con le lettere persiane a far vedere
e l'Occidente con gli occhi del persiano, no? Questi strani uomini che quando potrebbero avere quattro mogli hanno invece una moglie e poi di nascosto ti presentano l'amante, come sono strani questi parigini, no? Insomma, ecco, Montesquieu si divertiva a far vedere come gli altri ci vedono, ma come si può dire, era un effetto straniante di sprovincializzazione, senza dubbio, ma ancora non coglieva i nuclei forti del problema, così come invece poi si verrà presentando e come si presenta a noi. Ecco, a noi si presenta nei termini, per sviluppo appunto di quel discorso che ho appena indicato, da Mendelssohn in poi, ma ci sono anche altri, si presenta nei termini di un fare i conti con una dialettica, uso questa parola rinverdendola e sperando di dargli un significato, di cui non ci accorgiamo ma che è essenziale. Voi pensate a una società in perenne cambiamento. Una società in perenne cambiamento, non pensate al cambiamento tecnologico, che è quello che vi viene in mente e che mi potreste obiettare, perché non c'è? Sì, certo c'è, ma pensate a un diritto che si riformula continuamente, pensate a dei valori che continuamente, giorno dopo giorno, vengono decostruiti e ricostruiti in chissà quale modo e così via. La nostra vita sarebbe corrosa da un senso di insicurezza drammatica. Perché Homo sapiens, cioè noi, biologicamente, esistenzialmente, vuole la rassicurazione, vuole le certezze. Che cosa si dice nell'educazione dei bambini? Non permissivismo. A un certo punto deve scattare il meccanismo. Questo non si fa. Perché? Perché non si fa. E il bambino è rassicurato perché sa quali sono i limiti, no? Ogni buon educatore lo sa, l'educatore permissivo non lo sa e getta il bambino nella più grande insicurezza perché il bambino non sa più che cosa deve fare, può fare, che cosa non può fare. Bene, Homo sapiens cerca questo, cerca la sicurezza, cerca le certezze. Certamente poi falla e falla in modo drammatico quando stabilizza alcune certezze in eterno, perché le certezze ovviamente poi le risposte a quel bisogno esistenziale vengono dalle culture, le risposte, no? E allora le culture poi tendono a fissare appunto un'archetipia o dei modelli che diventano esclusivi e in un certo senso osteggiano il cambiamento. Ma il cambiamento è un altro degli elementi necessari per Homo sapiens sapiens, perché Homo sapiens sapiens è diventato giusto appunto sapiens e doppiamente sapiens proprio in virtù dei cambiamenti. Quindi la nostra vita, se ci pensiamo bene, si articola fra queste due esigenze di fondo: trovare delle stabilità non effimere e al tempo stesso avere la prospettiva di mutazioni che dobbiamo provare a fronteggiare. Faccio degli esempi molto attualizzanti e che quindi poi possono aiutare a andare verso la parte importante del nostro discorso, che è quella dell'elaborazione di progetti di vita, che come avrete capito è la mia risposta al duplice bisogno di stabilità
e di cambiamento. A dire la verità, il cambiamento non è neppure un bisogno, è un'insorgenza, avviene e lo dobbiamo fronteggiare. Il bisogno reale sarebbe quello di stabilità. Voi conoscete tutti Gustavo Zagrebelsky, no? Ecco, anche perché ciò che la televisione rende noto è ormai definitivamente noto, nel bene o nel male, insomma, no? Qualsiasi sciocchezza si dica in televisione concede una gratuita, immediata e irreversibile fama. Perché qualora qualcuno ti diffamasse, tu hai il diritto della risposta e quindi ricompari ancora una volta in televisione e continua il gioco che gli uomini che ci lucrano, uomini e donne che ci lucrano, ben sanno fare con i loro finti litigi e così via, le loro messe in scena, no? La nuova forma di teatro. Per carità, non è Zagrebelsky il caso. Però, dunque, la cosa interessante è che voi ricorderete che la nostra cultura si è nutrita da Hannah Arendt in poi, cioè dagli anni 60 in poi, di questo che è diventato un po' un assioma, il diritto di avere diritti, no? E d'altra parte c'è una logica ed una verità in questo: i diritti o si rivendicano o nessuno te li concede, questo è poco ma sicuro. A quello che si chiama il potere, diciamo così, tanto in indicazione che sappiamo più o meno a che cosa di volta in volta potremmo riferirci, i diritti vanno richiesti e ci sarà un lungo contenzioso per la concessione di questi diritti medesimi. Bene, e noi siamo ancora in piena rivendicazione e riformulazione di diritti, lo sapete, non devo fare degli esempi, ma gli ultimi sono poi perfino molto drammatici quando si tratta del fine vita e quindi di tutto un senso della vita che viene impegnato. Se io ho il diritto su di me, concessione, pensiero liberale tra virgolette, o seppure io non mi appartengo in modo autocratico. Di chi sono io? Il credente risponde di Dio, il comunista ha risposto per molti anni alla comunità, si è risposto anche allo Stato, pensate da Hegel in poi. E vi direi di più se avessi tempo: la nostra Costituzione si trova in una condizione per cui da un lato c'è l'esigenza liberale di poter rifiutare le cure, ma d'altro lato, mi pare l'articolo 31, ma d'altro lato tutto il contesto sorgeva, il contesto della Costituzione, sorgeva non dalle radici del pensiero liberale, ma del pensiero cattolico e comunista, quindi del non appartenere dell'individuo completamente a se stesso. Ecco, e se non ci fosse stata la questione del fine vita, questa, diciamo, questo underground, questo sottofondo della nostra Costituzione, che è venuto fuori poi di recente, non ce ne saremmo mai accorti che c'era. Ecco, vedete, questo è un bel esempio di come la cultura cerchi di creare campi coerentizzati di azione e di pensiero, ma poi ci sono le infiltrazioni varie che finché tutto è inquiete tutto funziona. Quando invece poi sorge il problema, allora ci si rende conto del perché c'è un problema. Del perché c'è un problema. Ma questo lo volevo solo accennare, anche se voi capite quali sviluppi importanti potrebbe avere, addirittura poteva essere questo il tema della conferenza. Ma vi dicevo, Zagrebelsky, dopo l'età dei diritti, e noi però ci siamo ancora in pieno, scrive questo libro, Diritti per forza, dove il libro non dice che noi dobbiamo avere dei diritti per forza, anzi dice perfettamente il contrario, che noi dobbiamo reintrodurre la dimensione dei doveri che
dal punto di vista della struttura giuridica dei diritti soggettivi e non è ben articolabile. Quindi, secondo Zagrebelsky, bisogna uscire dall'archetipo dei diritti soggettivi e entrare in un nuovo ordine di idee che è quello della futuribilità. Che cosa lasciamo a chi viene e così via, quali doveri abbiamo verso le generazioni future. Lui lo dice in maniera molto articolata dal punto di vista giuridico. Io, come avrete capito, è più che altro un invito che vi faccio a leggere questo libro e lo riassumo nella forma, diciamo, utile semplicemente per noi. Ma il punto serio di tutto questo sta nel fatto che noi, ecco il punto serio di tutto questo, questo ritornare dei diritti è necessario e dei doveri, scusate, e il cominciare di nuovo a ragionare in termini di doveri indica la consapevolezza ormai largamente avvertita di dover colmare la distanza tra gli sviluppi della potenza tecnologica distruttrice degli esseri umani e le loro categorie morali. Oibò. O non ci avevano insegnato che diritto e morale hanno due percorsi diversi? Che cos'è avvenuto? Ma voi direte, vabbè, ma questo è il pensiero di Zagrebelsky. No, non è solo il pensiero di Zagrebelsky. Certamente si può contendere la questione, ma tutti noi cominciamo a pensare in termini di chi è l'acqua, di chi è l'aria, di chi è, a chi appartengono i beni primari, se ricadono sotto i diritti soggettivi, se quindi le amministrazioni possono disporne in materia di diritti privati, per cui magari un privato ha diritto di chiedere le fonti del clitunno per farci la Coca-Cola, per cui poi per ogni litro di Coca-Cola ci vorranno 100 litri di acqua del clitunno. Cioè, problemi seri, no? Come voi potete immaginare. Senza considerare problemi ancora più stravaganti al momento, ma non così tanto. Avete mai sentito parlare della virtualizzazione genetica, che è prodotta dalla nascita di beni suscettibili di soddisfare bisogni interamente e completamente virtuali? La Second Life, no? La vita di chi vive completamente all'interno del magicismo del web. Non si limita a questa Second Life, attenti, non si limita, tutto questo è l'enciclopedia italiana, conosco quali sono le fonti attendibili e quali non lo sono, quindi non vi gabellerei mai ciò che non è di primissima mano, questa è l'enciclopedia italiana. Non si limita a soddisfare bisogni reali attraverso tecniche digitali, ma genera nuovi e diversi bisogni, suscettibili di soddisfazioni interamente virtuali. L'uomo avatar vive di vita propria, svolge affari e perfino affetti virtuali, e così egli compra e vende immobili o vestiti o automobili, conosce nuovi amici e contrae obblighi che non esistono fuori della rappresentazione digitale del video, ma che tuttavia impegnano drammaticamente queste persone, come voi sapete, fino a coinvolgerli in modo pressoché totale e abbiamo esiti letali. È uno scenario, no, ho preso la cosa più, come si può dire, che colpisce di più e che per il momento è anche più circoscritta, ma non così tanto. Quindi
le innovazioni sopraggiungono. Gli effetti stabilizzanti della cultura sono continuamente sollecitati da delle novità, a volte improvvise, che o fronteggiamo, perché non c'è scelta, perché c'è poco da dire. Vi ricordate il monito? Ma la tecnologia dice quello che si può fare, ma non è detto che si debba fare. Se non lo fai te, lo farà qualche scienziato nordcoreano, va a saper dove, ma qualcuno lo farà. E un'altra cosa che voglio dirvi è, prima vi ho detto che noi giudichiamo l'altro a partire da noi stessi e non riusciamo a metterci nella mente dell'altro, no? Quindi continuiamo a non capire che cos'è, per esempio, la mente islamica e facciamo dei guai veramente grandi. Un'altra cosa che non riusciamo a pensare in termini reali e concreti è che noi pensiamo la nostra identità stabilita in rapporto agli oggetti che manipola, in rapporto al mondo che la circonda, come se ciò che facciamo, ciò che pensiamo e ciò che usiamo non entrasse in un processo di trasformazione, un feedback, si potrebbe dire, con quella che è la nostra presunta identità. Quindi non rimaniamo uguali a noi stessi secondo quello che facciamo e che pensiamo. Io sono un vecchio alpinista, mi piace sempre dirlo, perché essere un uomo semplicemente di carte genera veramente pensieri di carta, e quindi no, pensieri che potreste leggere in o perlomeno mi pregio poter pensare che la mia forma comunicativa nasca da esperienze di vita che non siano semplicemente quelle di chi è stato tanto in biblioteca, ecco. Se poi la pochezza dell'ingegno altro non concede, di questo vi chiedo perdono, però almeno l'effetto di genuinità vorrei ci fosse. Bene, quando andavamo in montagna seriamente e cominciavamo a sentire la fatica, perché a salire ce n'è a 4.000 metri ce n'è di fatica, ve l'assicuro, ci facevamo coraggio l'un con l'altro, col mio amico, dicendo: ricordati che i polmoni sono i nostri scultori nascosti. Ecco, i pensieri sono i nostri scultori nascosti e le azioni che mettiamo in atto, gli oggetti che manipoliamo, sono i nostri suggeritori di identità presunta e inavvertita che comincia a stabilizzarsi in noi. I 600 professori di lingua italiana che hanno rivolto l'appello drammatico, mi pare, al Presidente della Repubblica perché i loro allievi non sanno più scrivere, semplicemente mettono il dito su una cosa semplicissima. Qui c'è una modalità di scrittura che è economizzata al massimo. E di conseguenza, se voi pensate di poter mettere il poema a cui ha posto mano e cielo e terra qua dentro, siete semplicemente dei fuor di luogo. Folli. Se uno viene abituato a manipolare questo attrezzo, impara delle cose importantissime, ma ne perde altre altrettanto importanti. Di questo dobbiamo rendercene conto. Noi non usciamo indenni dalle nostre manipolazioni quotidiane e dai nostri modi di pensare. Non ne usciamo indenni. Bene, allora, poiché ci sono queste asimmetrie di cui noi non ci rendiamo conto, e poiché per un verso siamo il vecchio Homo sapiens sapiens che cerca stabilità e conferme
e quindi il mondo dei valori che dovrebbe avere una sua stabilità e una sua forza attrattiva, per cui la nostra vita dovrebbe essere esemplata secondo i valori e volendo anche secondo certe archetipie. Vi ricordate quanto è stato suggestivo il modello dell'artigiano in Italia, no? Se voi leggete le pagine dello Zibaldone, già Leopardi si era accorto che l'Italia è fatta di competenti artigianali. Lui quando va a Roma e vede le botteghe, scrive quella famosa frase che andrebbe scritta nel Parlamento italiano: vivere del proprio lavoro e non d'inganno. Cioè vede gli artigiani e riconosce loro una competenza reale e fa una riflessione. Ci avete mai parlato? Sembrano molto svagati, no, rispetto a un vocabolario, noi diremmo oggi, degli intellettuali. Ma provate a interrogarli su quello che stanno facendo e vedrete quale ricchezza linguistica e che mente provetta che hanno. Esempio tipico di come quel che facciamo ci fa. Esempio tipico. Ecco, allora, avvertiti di questo, noi è evidente che siamo oggi nella stretta potentissima di chi da noi viene con identità fortissime, perché è vero, e vengo al punto nodale del mio discorso, che Prosperi e Canfora e Bremotti hanno ragione quando dicono che l'identità culturale non esiste perché è una lunga incessante trasformazione. È vero, ma le identità biografiche sono richieste, perché Homo sapiens sapiens non può vivere continuamente riformulato, deve avere dei punti dai quali riformula altre cose, ma come diceva Peirce, si può mettere in dubbio tutto, ma non tutto contemporaneamente. Allora, io posso avviare processi innovativi e di riformulazione della mia personalità continuamente, ma non su tutti i fronti. Qualche cosa deve essere il terreno su cui poggia una riformulazione di un mio progetto di vita. Benissimo, noi siamo stretti nella dialettica di gente che arriva da noi con identità biografiche formidabili che sono anche richieste dal fatto di sentirsi in minoranza o di sentirsi in terra straniera. Noi, gli italiani all'estero, hanno rifatto la stessa cosa, lo sappiamo, no? Si ricrea la Little Italy, insomma, no? Cioè, perché riproporre schemi e modelli di vita rassicura. Laddove io debba trovarmi di fronte a un diverso modo di vita su tutti i fronti, mi sento completamente destabilizzato. Quindi chi arriva da noi richiede il rispetto della propria identità culturale, perché ne va della propria esistenza di quella gente, ne va. Al tempo stesso noi abbiamo non il diritto, ma il sacrosanto dovere di pensare in termini di riformulazione di progetti di vita e di fare anche a loro questa proposta. Perché esemplarsi su archetipie di provenienza, come diceva Mendelssohn, sarà pure un diritto, ma non è un obbligo. E oggi io aggiungerei, è un errore gravissimo, perché ciò che ci attende è l'equilibrio fra processi stabilizzanti e elementi di novità che ci permettono di essere meno peggio di come abbiamo cominciato ad essere nella nostra vita, no? Noi non possiamo essere fedeli alla nostra carta d'identità. La verità seria esistenziale, quella burocratica,
La verità esistenziale è data dalla clausola di non identità del comandante. Partiamo in un modo e dobbiamo arrivare in un altro, possibilmente meglio. Grazie. Devo dire che, pur non essendo poetico l'argomento, il professore ha fatto respirare a tutti noi della poesia. Comunque. Grazie. E ho ora... fatto del mio peggio e come in genere mi riesce, insomma, a fare del proprio peggio. Ora, se qualcuno vuole fare qualche domanda al professore, allora prima il signore, poi facciamo, c'è il microfono? No. Quando lei ha parlato dell'Islam e del dovere che dovremmo avere un po' di conoscere meglio, capire, sì, su quello sono d'accordo. Mi permetta però di fare una domanda provocatoria, ma per forse allargare il dibattito. Cosa risponderebbe sia agli europei che ai turchi quando Erdogan ha detto e ha invitato tutti gli appartenenti alla comunità turca in Europa di avere 5 figli a testa, perché ha aggiunto un giorno l'Europa sarà a posto se continuate a fare in questo modo. Allora, sappiamo che è una provocazione di un mezzo di giorno, ma lei cosa risponderebbe a entrambi, sia gli europei che ai turchi? Grazie, poi c'è quel signore lì. Io risponderei così. Per i miei 40 anni di lettura coranica, vabbè, Erdogan, mi permetta di dirle che mi hanno detto che si dice Erdogan, io non so il turco, ma insomma, a me, se una fonte fiduciaria mi dice, io provo ad essere meno scorretto possibile. Allora, di Erdogan non tengo ovviamente conto, anche se è pericolosissimo quell'appello. Tengo invece conto di ciò che dice il Corano. Voi sapete che c'è quella famosa storia del jihad, no? È maschile, anche se tutti dicono la jihad, il jihad. Ecco, se sapessimo qualcosa, ma io se qui domando che vuol dire jihad, e voi siete delle persone attente, mi risponderete guerra santa probabilmente, perché è la cosa che tutti noi sentiamo continuamente dire. Jihad è un termine arabo ovviamente che vuol dire sforzo e compimento in prima istanza. Quindi sarebbe in linea di principio la lotta che il credente conduce contro la propria incredulità interna per confermarsi nella fede, niente di diverso da quello che pensano anche i cristiani. Il secondo significato è quello di guerra difensiva. Ora, anche lì, come nella Costituzione italiana, ci sono travature di fondo diverse. Detta così, la cosa è accettabile, accettabilissima, no? In verità, altri versetti di sure coraniche lasciano intendere che finché la umma, cioè la comunità islamica, non sarà la comunità mondiale, e cioè finché ancora un negatore esisterà, ecco, la pace, Islam vorrebbe dire pace, in verità vuol dire pacificazione, che è un concetto diverso, Cioè, il mondo pacificato, capite la sottile cosa? Ecco, finché ci sarà anche un negatore, il jihad è sacrosanto. Cioè, ora è evidente che prendere il jihad in termini difensivi, Maometto muore nel 632, nel 732 sono a Poitiers, che non è precisamente dietro la Mecca. 2 secoli dopo sono in India, il jihad difensivo, no? Cioè, che cosa motiva?
a parte che ovviamente c'è la politica, c'è la conquista, c'è Homo sapiens sapiens che è l'animale di rapina che è sempre stato, eccetera, eccetera, tingetelo della vernice che volete. Ma siccome le motivazioni per cui le cose si fanno sono importanti, la motivazione di fondo era portare la pace ovunque, sconfiggere i negatori. Quindi è l'invenzione della guerra preventiva prima che lo inventassero gli americani, che sono ultimi, arrivano sempre ultimi nelle cose, lo sapete, no? Sono recentissimi. Quindi la guerra preventiva era già stata inventata. Ora, questo è un elemento inquietante all'interno del Corano, perché è in fondo l'impegno, jihad, sforzo, che il vero credente ha di portare la verità ovunque per assicurare la pace nel mondo. C'è un impegno radicale da cui ogni vero credente non può esimersi. Per di più, se considerate che religione in arabo si dice din, e din vuol dire non solo religione, noi traduciamo religione, ecco perché non studiamo e non capiamo le cose, ma vuol dire anche sistema giuridico, vuol dire anche sistema familiare, vuol dire anche modo di vita, vuol dire tutto questo. Quindi il vero credente è impegnato in una trasformazione continua della vita propria e degli altri secondo la Sharia, che non è, qui intendiamoci, il fiqh, che è il diritto, eccetera, prende origine dalla Sharia, che è un potenziale di orientamento, non è un'attualizzazione reale come spesso qualcuno dice, però effettivamente ormai c'è anche qualcosa di attualizzato nella Sharia. Ecco, questo è molto più inquietante, bisogna saperlo, che non quello che dice Erdogan. Perché questo impegno sarà sempre presente in ogni credente islamico che viene da noi. Sarà sempre credente. Inesorabilmente sarà così? No, perché io un po' di fiducia nei progetti di vita ce l'ho. Ecco perché, diciamo, poi il contatto genera dei cambiamenti. Però attenzione, cioè non è come nelle scritture cristiane, dove c'è l'ispirazione di Dio e lo scriba mantiene la propria personalità, per cui si dà il diritto all'esegesi. Almeno da Galilei in poi tutti siamo d'accordo che le scritture ci dicono come si vada al cielo, cioè come ci si salvi l'anima, mentre la ragione dice come vadiano i cieli, cioè come sia fatto il cosmo. Cioè questa distinzione da Galileo in poi noi l'abbiamo accettata, e l'ha accettata anche il credente. Questa distinzione è impossibile farla nel Corano, perché il Corano, adesso qui non posso raccontarvi tutta la storia dell'Islam, ma ha prevalso la forma di interpretazione del Corano come aggettivo eterno di Allah, non come un libro che si è materializzato in un certo momento nella storia. Il Corano coesiste con Allah, quindi non è interpretabile. Voi dite, ma le tante scuole coraniche, sì, quello, però ognuno pretende di dire la lettera del Corano, non c'è spazio per riformulare. L'uomo non ha nessun ambito di autonomia nei confronti di Allah. Guardate che questa è anche la forza perversa di molti terroristi, i quali ragionano in termini: se Allah non volesse che io faccia quello che sto per fare, me lo impedirebbe, se non me lo impedisce vuole che lo faccia. Cioè è un ordine di idee completamente diverso. Cosa direi agli europei? Leggete il Corano, leggetelo, perché non si può pensare di riformulare un progetto di vita che dovrà essere riformulato, perché l'Islam
sarà fra poco non una minoranza non silenziosa che non lo è già ora, ma sarà parte magna della vicenda europea, anche se tutti agli allarmismi va risposto che i famosi 5 figli, una volta che si sono integrati anche economicamente, ne fanno 2 come noi, questo dice la statistica a lungo termine, non ne faranno più 5. Ma insomma, in ogni caso, questo elemento che vi ho detto prima, che non è di Erdogan ma è coranico, questo è l'elemento che fissa il comportamento di un buon musulmano, e di questo bisogna essere edotti.